Proviamo sull'SP che va verso Castagneto, e anche qui abbiamo un'opera chiamata d'inciviltà perché abbiamo tutti i rifiuti abbandonati. La provincia, come abbiamo inserito anche nel programma del presidente di Bonaventura, sta proseguendo il percorso di bonifica e di controllo sulle strade provinciali. Questo è un esempio, l'abbiamo fatto sull'SP3 e continuiamo con quella linea. Quindi qui adesso bonifichiamo attraverso la TEAM e controlliamo, metteremo anche non solo qui ma in altre parti della nostra provincia, come abbiamo detto, videotrappole e fototrappole. Non solo facciamo quest'opera di bonifica, ma facciamo anche delle convenzioni con i volontari delle CADIT che abbiamo sul territorio, e più adesso compreremo altri strumenti per il controllo per scovare questi incivili, perché solo si tratta di inciviltà, perché ripeto, tutti i comuni fanno una raccolta differenziata. Le bonifiche che andiamo a fare, perché questo per una chiarezza, noi le andiamo a fare solo nelle aree di competenza, soprattutto di una questione di sicurezza stradale. In questo caso abbiamo una piazzola di sosta, quindi per una questione di sicurezza stradale la bonifica spetta alla provincia. Tutto il resto, parliamo di fuori delle sedi stradali, delle strade provinciali, toccano i comuni. Questo per correttezza e per chiarezza, per far capire anche ai comuni che dobbiamo fare una sorta di sinergia, perché altrimenti non riusciamo a bonificare, diciamo, tutte queste aree che sono vicine alle strade provinciali. La provincia cosa può fare? Quello che di fatto stiamo facendo, interventi per ai sensi del codice della strada per la sicurezza stradale, che si traduce per l'appunto in questo caso nella bonifica di un rifiuto abbandonato. Ciò che spetta poi a ogni singolo comune è quello di andare a verificare tramite le proprie imprese che gestiscono il ciclo dei rifiuti, andare a individuare il rifiuto abbandonato e procedere con la bonifica del sito. Quindi noi come provincia abbiamo già fatto il secondo intervento in breve tempo per la sicurezza stradale. È uno dei, anzi forse l'unico modo efficace per contrastare questo fenomeno, che sempre più deve trovare una maggiore comunicazione da parte di tutte le istituzioni, affinché anche il cittadino possa capire che il rifiuto di fatto poi deve essere smaltito con i fondi degli stessi cittadini. Quindi è importantissima una rete, una convenzione e tanta comunicazione.